è morto poche ore fa in galera. Charles Satana Manson aveva poco più di 80 anni e ne ha passati quasi 50 in prigione. Per capire l'abominio dei suoi crimini così efferati bisogna contestualizzarli, perché l'anno in cui li commise è il 1969, era The Summer of Love, l'estate dell'amore, quando tutto il mondo, in particolare la sua California, anelava maggiore libertà, soprattutto in campo sessuale. Ebbene, lui prende questi principi, questi aneliti, e li trasforma in qualcosa di assolutamente mostruoso. Fonda una setta, la cosiddetta famiglia, a cui commissiona dei crimini. Il più famoso, più tragicamente noto, è quello di Sharon Tate e dei suoi amici nella villa di Cielo Drive, e poi il giorno dopo i coniugi La Bianca. Non c'è nessun motivo se non il culto satanista, se non l'Helter Skelter, il titolo di una canzone dei Beatles, che anche qui lui degenera e fa diventare qualcosa di purificatore e mostruoso. Ebbene, cosa c'è da capire in questo simbolo, in questa fine così ingloriosa, così tragica, di un uomo che si è macchiato di queste mostruosità? Che in quel momento, nel 1969, l'8 e il 9 agosto, a 20 giorni dalla conquista della Luna, in America, ma in tutto il mondo, finisce l'età dell'innocenza.